davvero tante, ma anche tanti tanti anni fa. E mi dispiace perché non vi ho mai lette, adesso vi spiego anche che cosa è successo. Comunque, mi avete chiesto in tantissime di fare un video sulle occhiaie, sui rimedi naturali, su come combatterle, quindi oggi l'ho realizzato per voi. Allora, che cosa è successo ai commenti? Praticamente YouTube mi ha messo tutti i commenti da una parte, tipo in attesa di revisione, una cosa del genere, quindi mi sono ritrovata tantissimi commenti in attesa di revisione. Che non avevo mai letto perché non li vedevo sotto i video, quindi mi dispiace se ad alcune di voi non ho potuto rispondere, ma davvero non ci ho fatto caso. E quindi in alcuni di questi commenti mi veniva chiesto anche appunto di fare uno di questi video e l'ho fatto adesso. Scusate il ritardo, ma non è mai troppo tardi, mannaggia YouTube, mannaggia. Beh, allora, oggi vi parlerò, come vi ho detto, di rimedi contro le borse e le occhiaie, rimedi non solo naturali fatti in casa, ma anche qualche consiglio sull'alimentazione e su altre cose che appunto vi dirò a poco. Uno dei primi rimedi di cui voglio parlarvi è questo ed è semplicissimo da fare perché avrete bisogno di due ingredienti che avrete sicuramente a casa. Uno di questi ingredienti è il latte. Va benissimo il latte normale o il latte di avena o anche il latte di soia, quindi qualsiasi tipologia di latte voi abbiate in casa andrà benissimo. Deve essere freddo, quindi un cucchiaino di latte e un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Questi due ingredienti insieme sono utili contro i gonfiori. Sono sempre stati utilizzati dagli antichi proprio per combattere le occhiaie, quindi mi raccomando, provateci. Hanno messi due dischetti di cotone all'interno del composto, lasciarli un attimino dentro 2 minuti, dopodiché toglieteli e applicateli sotto gli occhi. Teneteli in posa 10 minuti, quindi rilassatevi, ritagliate un pochettino del vostro tempo per rilassarvi. E dopodiché togliete e sciacquate il viso. Un altro rimedio facilissimo, e questo sicuramente lo conoscerete, è quello di tagliare due fettine di patata e metterle all'interno del congelatore, lasciarle raffreddare. Oppure dentro il frigo, insomma, nel freezer si velocizza questa operazione. Dopodiché appoggiatele sotto gli occhi e lasciate anche queste in posa 10 minuti. La patata, come ben sapete, è utile contro i gonfiori, ma non solo, aiuta anche a contrastare il nero, appunto, che si va a formare sotto gli occhi, le cosiddette appunto occhiaie. Terzo rimedio, questo qui è un ottimo schiarente, un'ottima maschera schiarente. Avrete bisogno di un avocado e di limone, quindi un pezzettino di avocado che andrà schiacciato per bene, magari mettetelo proprio all'interno di un frullatore. Ci mettete all'interno mezzo succo di limone, mescolate bene e andate appunto a prendere questo composto e a massaggiarlo sotto gli occhi. Fate dei movimenti proprio circolari. Di questa maschera è fondamentale appunto il massaggio, quindi va massaggiata tanto tanto perché la pelle deve cercare di assorbire le proprietà dell'avocado e del limone. Questa maschera è super schiarente, quindi ottima per le occhiaie. Massaggiatela, lasciatela in posa 5 minuti, dopodiché risciacquate. Un altro rimedio, anche questo sicuramente lo conoscerete ed è uno dei rimedi che è sprint, veloce. Vi serviranno due cucchiaini che andrete a mettere all'interno del freezer. Lasciateli raffreddare per bene. Dopodiché prendete due pezzi di garza e mettetela appunto intorno ai due cucchiaini e appoggiateli sotto gli occhi. Teneteli in posa 10 minuti, dopodiché togliete. Questo è ottimo se volete sgonfiare le borse subito in maniera veloce. Un altro consiglio che vi do è quello di preparare in casa un siero al caffè. Quindi la mattina quando vi svegliate e preparate la vostra moka, non buttate i fondi del caffè, perché i fondi del caffè sono ottimi per tantissime ricette, però in particolar modo anche per questo siero. Come si prepara? Prendete i fondi del caffè, metteteli all'interno di una tazza, lasciateli ovviamente raffreddare, dopodiché ci mettete un cucchiaino di olio. Potete scegliere tra olio d'oliva, olio d'argan, olio di jojoba e olio di avocado. Ovviamente quello che avrete a casa sicuramente sarà l'olio d'oliva, andrà benissimo lo stesso. Mettetelo all'interno della vostra cosa. Se la vedete troppo asciutta, mettete un altro cucchiaino di olio, mescolate bene e andate a mettere sempre questa pappetta sotto gli occhi e andate anche qui a massaggiare, massaggiate, massaggiate tantissimo. Lasciate in posa 10 minuti e dopodiché risciacquate.
Fatelo ogni giorno se potete, ogni mattina, e vedrete che le occhiaie scompariranno. Un'altra maschera che vi do, sempre fai da te, è quella della maschera al pomodoro che vi ho fatto vedere nel mio video Beauty Hacks. Se non l'avete visto vi lascio qui il link. Allora, come si prepara? Vi servirà un cucchiaino di yogurt, un pomodoro schiacciato e qualche goccia di limone. Mescolate bene e andate ad applicare questa maschera sempre sotto il contorno occhi. Lasciatela in posa 5 minuti, dai 5 ai 7 minuti, dopodiché risciacquate. Questa è un'ottima maschera schiarente, quindi andrà benissimo anche per tutto il viso se avete delle macchie, delle discromie. Provatela perché davvero aiuta a contrastare quelle macchiette sul viso che sono davvero odiose. Altri consigli che posso darvi, che non riguarda il fai da te, è quello di bere degli infusi drenanti che aiutano a, diciamo, a migliorare la circolazione, quindi il finocchio e il rusco, questi due, uno di questi due, li dovete bere la mattina a stomaco vuoto oppure durante il giorno, magari prima dei pasti ovviamente. Altro consiglio utilissimo per contrastare gli occhiali e le borse è quello di fare delle cene light. Mi raccomando, dovete evitare i carboidrati, gli zuccheri, il sale e il glutine e anche derivati animali. In questo caso dovreste evitare di mangiare della carne, quindi evitate questi cibi. Io devo dirvi la verità, la sera prima di andare a dormire mangiavo sempre un pezzettino di dolce, che fosse la cioccolata, una brioche, qualsiasi cosa, avevo bisogno proprio di mangiare il dolce e vedevo che la mattina appunto mi alzavo sempre con questa parte degli occhi molto molto scura. Da quando non mangio più i dolci la sera, ho notato che le macchie, le occhiaie sono molto meno scure. Sto cercando anche di mangiare leggero e devo dire che questo rimedio mi ha aiutato tantissimo, quindi provateci. Un altro consiglio è quello di prendere due bustine di tè. Mi raccomando, dovete scegliere o il tra il tè verde o il tè nero, non il tè normale, quindi uno di queste due tipologie. Andatele a mettere nell'acqua e dopodiché strizzate bene i due sacchetti del tè, lasciateli raffreddare e applicateli appunto sugli occhi. Questo è un ottimo rimedio per i gonfiori. Ultimo consiglio che vi posso dare è quello di cambiare cuscino, perché è fondamentale, davvero fondamentale per la circolazione, che è poi uno dei motivi per cui magari escono le occhiaie e le borse, è appunto proprio la circolazione. Allora, dovreste utilizzare uno di quei cuscini ondulati. Ecco, non so se avete capito di che cosa sto parlando, sono proprio dei cuscini che hanno questa forma e permettono una migliore circolazione, perché la testa non sta, diciamo, in una posizione così, cioè, come vi posso dire, insomma, sta un po' più verso il basso, ecco, per farvi capire. Quindi questo stimola la circolazione. La mattina dovreste alzarvi senza gonfiori e senza occhiaie. Ovviamente il motivo per cui vi vengono fuori le occhiaie e le borse lo sapete, è lo stress, il fatto che dormite male, il fatto che mangiate male, e gli ormoni possono essere anche una di queste cause. Quindi magari con questi consigli a poco potreste riuscire a migliorare la situazione. Provateci e poi fatemi sapere. Comunque, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e mi raccomando, fatemi sapere se avete mai utilizzato questi rimedi. Se avete qualche consiglio da dare a me, perché sono sempre pronta ad ascoltarvi, vi risponderò, spero di leggere i vostri messaggi, ma ho risolto il problema, quindi tutti i vostri commenti adesso saranno sotto il video. Li leggo sempre tutti, quindi grazie perché ci siete, ecco, volevo ringraziarvi anche di questo. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!